Abbiamo appena assistito al voto a Mazara del Vallo della IUC e della TASI, 14 emendamenti invece bocciati. Accanto a me la consigliera Alestra di opposizione. Come definirebbe il Consiglio Comunale di oggi? Ma guardi, io ritengo che questo è un consiglio che riflette poco su quello che fa, perché ci sono stati alcuni emendamenti che a mio parere, ma ritengo che sia un discorso oggettivo, andavano assolutamente votati, soprattutto quelli che facevano riferimento alle fasce deboli della popolazione, che erano state emendamenti previsti in cui si prevedevano redditi se veramente molto bassi, ai limiti della sopravvivenza, e invece da parte della maggioranza non è stata mostrata alcuna sensibilità. Io ho avuto la sensazione che ognuno ha votato perché era così stabilito, perché bisognava necessariamente votare nella direzione prevista dall'amministrazione, quindi bocciando tutti gli emendamenti presentati dalla opposizione e approvando poi il regolamento IUC, indipendentemente da qualunque riflessione e da qualunque appunto. Io ho detto in un intervento che probabilmente alcune cose previste appunto in questi emendamenti erano sfuggite all'amministrazione, e quindi gli emendamenti potevano essere a supporto anzi di un buon regolamento che poteva, diciamo, fare gli interessi quantomeno delle fasce più deboli. Tra l'altro molti di questi emendamenti avevano tutti i pareri favorevoli, quindi non avrebbero, diciamo, influito minimamente su bilanci comunali o quant'altro paventato dalla maggioranza, e dunque molti di essi, per noi tutti, ma alcuni in particolare, erano meritevoli di approvazione. Eppure è stato tirato in ballo molto spesso il patto di stabilità, nonostante il dirigente avesse dato parere favorevole a molti emendamenti. Come mai? Ma infatti il dirigente ha chiarito che tutto questo non sarebbe andato a inficiare nella maniera più assoluta il bilancio, quindi nessuna ripercussione sul patto di stabilità. Questo è stato male interpretato da qualche consigliere della maggioranza. Tanto è vero, a conferma di questo, il dirigente aveva dato appunto il parere favorevole e anche i revisori dei conti avevano dato il loro assenso, il loro parere favorevole, quindi assolutamente un'analisi alquanto errata. Quindi IUC e TASI, andiamo proprio al succo, cosa ne pensa di quello che ne è uscito fuori? Guardi, io ritengo che l'indirizzo dell'amministrazione Cristaldi è stato chiaro anche nella precedente consiliatura. Non è vero, come dicono alcuni consiglieri, che il sindaco Cristaldi non ha mai aumentato le tasse. Io penso che sia proprio vero tutto il contrario. E ancora una volta il porre le aliquote TASI al massimo previsto dalla legge dimostra che questo sindaco, questa amministrazione lavora nella direzione proprio dell'aumento delle contribuzioni, quindi dell'aumento del peso fiscale sui cittadini.